È partita da Ortignano Raggiolo la tradizionale campagna d'ascolto dei territori, percorso di confronto che il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno organizza ogni anno con gli amministratori locali per raccogliere e valutare le esigenze di tutte le aree che compongono il comprensorio di competenza, oltre 4.000 km quadrati suddivisi in 3 province e 54 comuni attraversati da 6.200 km di corsi d'acqua. È un momento importante perché qui noi proponiamo gli interventi che pensiamo di fare il prossimo anno, tenendo conto anche delle disposizioni normative che la Regione Toscana ci ha dato quando ci ha affidato il reticolo di gestione, e ci confrontiamo con i sindaci, con i tecnici comunali che stanno sul territorio per valutare se la nostra proposta è ottimale o se c'è bisogno di ulteriori osservazioni e puntualizzazioni da fare. Una volta che abbiamo redatto tutto questo grande piano delle attività, lo sottoponiamo poi all'attenzione della Regione Toscana, che attraverso i propri geni civili e i propri tecnici valuta la nostra proposta di piano dell'attività, farà delle osservazioni se ce n'è la necessità e poi provvede all'approvazione attraverso un atto formale di giunta regionale. Il tour porterà alla stesura del piano di attività di bonifica 2023 dall'Ecomuseo della Castagna di Raggiolo. Il nostro territorio è un territorio prevalentemente montano, noi siamo nella valle del torrente Tegina che nasce proprio alla croce del Prato Magno. Il nostro territorio in passato ha avuto delle problematiche dovute a eventi meteorologici importanti e speriamo che con questi interventi questo rischio venga ridotto il più possibile. Nel piccolo comune di Ortignano Raggiolo, comune simbolo delle esigenze della bonifica montana, passeranno sotto i ferri circa 3 km di corsi d'acqua. È importantissimo che la manutenzione dei corsi d'acqua nelle zone di montagna venga fatta bene, che vengano fatte le opere strutturali oltre alla manutenzione ordinaria che facciamo tutti gli anni, perché se le acque in montagna non sono ben regimate, poi i problemi grossi anche si vedono a valle.